Davanti Sky della Luna, all'esterno è veloce Saturno MG, al suo interno c'è Sbirulino. Poi Saigon, 200 iniziali in 14,7 sul mio cronometro, Sky in vantaggio, poi Sbirulino sopravanzato e poi scavalcato da Saturno MG, quarta posizione alla corda per Saigon, quindi Safari dei greppi al largo Saturno OM. Termina la prima curva, ingresso del passaggio di fronte alle tribune, sposta Sbirulino, incalza e sopravanza Saturno MG, punta su Sky della Luna. Sbirulino appariglia e poi scavalca Sky della Luna dopo 650 metri. A poco più di un giro dal termine, Sbirulino, Sky della Luna, poi Saturno AMG, Saigon dei Greppi con allargo Saturno M, ancora Safari, Slamon OP allargo, in coda Strettoia, 1:07 per i primi 800 metri, Sbirulino battistrada anche al passaggio del primo chilometro, ma sbaglia Sky della Luna, il primo chilometro in 1:18 scarso, c'è un 17 dagli 800 ai 1000 iniziali, un rallentamento in cui forse Sbirulino è andato un filo in difficoltà e che ha messo a sua volta in difficoltà Sky della Luna alle sue spalle. Così, dopo la risalita esterna, Saturno M trova posto in corda, 16 il paletto dagli 8, dai 1000 ai 1002. Poco più di 800 metri al termine, Sbirulino, Saturno M, Saturno AMG, Slamon OP a largo, poi Saigon, gli altri che non seguono. In bocco della curva conclusiva, con Sbirulino in vantaggio, tende a venire un po' in su, prova a infilarlo all'interno, Saturno OM. Sbirulino però lo controlla, Saturno AMG in terza posizione, poi Slamon OP a 400 dalla conclusione, sposta Saturno M, va all'attacco di Sbirulino, lo appariglia completamente e all'ingresso della retta di arrivo tende a passare, Sbirulino prova a rientrare, testa a testa, Sbirulino, Saturno M, più indietro Saturno MG, vende cara la pelle Sbirulino, rientra all'avversario, Sbirulino ora è in vantaggio, Saturno ha anticipato il tempo dell'attacco, Sbirulino si è ripreso e sul palo è lui che si impone su Saturno M, poi Saturno AMG. Quindi Slamon OP e poi con calma, c'è tempo, ecco, Saigon che passa per quinto, distanza lunghissima per molti, quella di 2200 metri, non per Sbirulino, Rad che vince la sua prima corsa in carriera con Roberto Bradi, training di Roberto Bradi, colori della scuderia Roberto, 4,68 la quota al totalizzatore, 2,52,2 il totale, la media dovrebbe essere intorno all'1,18 e mezzo.